Carissime amiche, carissimi amici, eccoci qua, bentornati, siete collegati in diretta di nuovo con Salvo Mandarà. Vi chiedo scusa, la luce non è proprio l'ideale, ma Adesso si piglia a purtroppo destra. non sono riuscito a fare di meglio di così. Allora, sono le 23:32 in questo momento, quindi diciamo che sono quasi puntuale, eravamo rimasti alle 23:30, ma ho faticato un po' per trovare una posizione del cellulare, diciamo, che mi consentisse comunque di fare una ripresa decente in termini di luce, soprattutto perché, come sapete, normalmente in macchina si è al buio. Io adesso ho acceso qui le plafoniere e insomma un po' di luce c'è. Allora, a questo punto è ovvio che dovete farmi compagnia, però, perché non è che posso stare qui da solo a parlare per tanto tempo, quindi io vi racconto magari un po' di cose, come si è svolta la giornata di oggi per coloro che non hanno avuto l'opportunità di seguire la diretta iniziale, che è stata sicuramente densissima di informazioni interessanti per noi, almeno per noi attivisti, per noi che amiamo l'ambiente. Ho avuto l'opportunità di vedere e quindi di mostrare per chi era collegato veramente tante cose estremamente interessanti. Quindi cercherò un po' di fare un riassunto. Però intanto voi, se avete qualcosa da chiedermi, non esitate a farmi delle domande, io cercherò di leggere qualcuno dei vostri commenti. Allora, niente, oggi sono arrivato intorno alle 5 meno qualcosa in quel paesino, in quella cittadina di 10.000 abitanti che si chiama Traversetolo di Parma, ovviamente in provincia di Parma. E niente, sono stato subito accolto calorosamente da tanti attivisti. Hanno deciso di farlo a Traversetolo perché Traversetolo praticamente pare che sia il baricentro, diciamo, dell'Emilia, cioè molto ben collegato a tante province, alla provincia di Piacenza, alla provincia di Parma, eccetera. Quindi diciamo che hanno scelto questa location proprio per permettere di essere raggiunti in modo semplice da persone, simpatizzanti, elettori, attivisti, diciamo da più parti dell'Emilia. E niente, gli attivisti che mi hanno accolto mi hanno immediatamente fatto Abbandonare i fare nuotatori un nell'area sub-sud giro, sulla statale. perché in effetti era tutta il posto, diciamo, la sede di questa festa era veramente densissima di tantissime informazioni veramente molto 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 interessanti. E allora, che cos'è che abbiamo visto? Allora, vediamo se cerco di ricordarmele anche in ordine cronologico, insomma non è facile. Beh, innanzitutto sì, abbiamo visto anche tutta l'area di ristoro organizzata con tantissime cose per tutti i gusti. C'erano ovviamente pietanze dedicate agli onnivori. C'erano pietanze dedicate ai vegetariani, ai vegani e ai celiaci e c'era veramente di tutto, tutta roba prodotta abbastanza lì vicino, insomma, più o meno a chilometri zero. Poi abbiamo cominciato a fare il giro dei vari Svoltare a banchetti destra. e sicuramente uno dei banchetti che mi ha colpito di più è stato quello, diciamo in particolare due. C'era un signore che praticamente fa da consulente per Adesso a il destra. risparmio energetico e per l'efficienza energetica, diciamo, dei Abbandonare i condomini. nuotatori nella Ecco, seconda tant'è C, vero provincia di Piacenza, che si Emilia, chiama, mi Parma. pare, lui ha anche un sito che si chiama, se non ricordo male, Eco Condominio. E ci ha fatto vedere veramente delle cose interessantissime, in particolare ci ha fatto vedere i conti dal punto di vista dell'energia di un condominio e ci ha fatto vedere che nel giro di pochissimo tempo, di un anno praticamente, hanno fatto tutta una serie di lavori di efficientamento del consumo dell'energia elettrica di quel condominio e si è visto che praticamente le spese condominiali si sono ridotte della metà. Mi pare passando da 6.000 euro a 3.000, se non ricordo male, come spese di energia elettrica condominiale, quindi per le illuminazioni. Alla fine cos'è che hanno fatto? Hanno sostituito tutte le luci
condominiali con luci a LED e hanno aggiunto dei sensori di presenza. In questo modo praticamente c'era l'illuminazione garantita solo quando serviva attraverso i sensori di presenza e con delle luci a LED che quindi permettono un'illuminazione ovviamente a basso costo, perché come sapete le luci a LED consumano un'energia che è pari a circa un decimo rispetto alle lampade tradizionali a incandescenza. Quindi questo ha permesso di ottenere nell'arco di un anno una riduzione dei consumi da 6.000 a 3.000 euro. Tutto l'intervento, quindi la sostituzione delle lampade e l'aggiunta dei sensori, ha avuto un costo di circa 2.000 euro. Quindi già nell'anno stesso in cui hanno fatto questi lavori sono passati ad avere un risparmio di 1.000 euro, perché ne hanno spesi 2.000, ma ne hanno risparmiati 3.000 come spese di energia elettrica. Quindi hanno avuto già un guadagno netto di 1.000 euro. E dall'anno successivo, naturalmente, il guadagno invece di 3.000 euro rimane tutto in tasca, perché ovviamente le spese per l'acquisto dei LED e dei sensori lo fai una volta sola, non lo fai tutti gli anni. Bene, questa è una delle cose che ho visto. Poi ho visto un altro gazebo, un altro banchetto, in cui hanno fatto vedere l'efficientamento dal punto di vista termico, con tutta una serie di materiali fantastici, quindi a base di canapa o a base di altri materiali comunque naturali, che vengono utilizzati appunto per l'isolamento, per rendere quindi l'involucro, lo scheletro di una casa, praticamente passivo, cioè che non ha bisogno di energia o che riduce in modo drastico il consumo di energia per il riscaldamento o per il raffrescamento. Questo unito poi all'utilizzo di pannelli fotovoltaici, pannelli termici, solari termici, praticamente permette di ottenere addirittura una casa attiva, cioè che non solo non ha bisogno di energia presa dalla rete per insomma il bilancio energetico, diciamo, complessivo, energia elettrica, energia termica, ma addirittura cede energia alla rete. Poi che cosa abbiamo visto? Ecco, una cosa molto molto interessante, praticamente c'era Marco che ci ha fatto vedere com'è possibile, partendo dalla plastica riciclata, quindi dalle bottiglie di plastica, contenitori in plastica, fare degli estrusi che permettono quindi Visto, alla sì, a fine, destra. aspettate che se no sbaglio strada, ecco qui devo cambiare strada, almeno spero. 350 metri, Sì. seguire a destra. Ecco, quindi Adesso seguire a praticamente destra. grazie a questi estrusi si possono costruire tantissimi, tantissimi oggetti che sono molto utili e questo è utile perché praticamente dà vita, dà nuova vita alla plastica, perché molti dicono, vabbè, ma noi ricicliamo questa plastica, ma poi che cosa ci facciamo con la plastica riciclata? Bene, con la plastica riciclata si possono creare tanti materiali che hanno una vita praticamente infinita, veramente infinita. E che sono molto utili. Quindi, per esempio, si possono costruire delle panchine, si possono costruire dei recipienti, dei contenitori, si può costruire, per esempio, una compostiera areata, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, queste, per esempio, sono tutte idee che potrebbero essere messe in pratica magari da un imprenditore che ha dei soldi da investire. Certo, scusate, un piccolo sbadiglio. Certo, non sono tanti gli imprenditori che hanno soldi da investire in questo momento. Capiamo che questo è un momento, insomma, non particolarmente florido. Però, se per caso ci fosse qualcuno che magari vuole, pensare a un modo per investire in modo sostenibile, per fare qualcosa di utile, pensate che praticamente la plastica riciclata è qualcosa che si trova veramente a buon mercato. Abbandonare la E con rotonda a questa destra si possono circa e poi costruire seguire a tantissimi sinistra. prodotti veramente resistenti, con una vita praticamente infinita e a loro volta riciclabili nel caso in cui per qualche ragione si volesse, diciamo, dare nuova vita agli oggetti creati con questi estrusi che si ottengono dalla plastica. Quindi è veramente qualcosa di molto interessante. E poi abbiamo parlato con altri ragazzi che si occupano di medicina olistica
e di naturopatia, e addirittura ho imparato una cosa che non avevo mai visto, e cioè che esiste anche l'iridologia, cioè la scienza che studia l'iride, e praticamente mi hanno spiegato che anche con l'iride si può fare qualcosa che si fa già normalmente ed è molto nota, si fa con la riflessologia plantare, praticamente studiando l'iride si può avere un'idea dello stato più o meno equilibrato dei vari organi, quindi il fegato, la milza, il cuore, eccetera eccetera, quindi veramente qualcosa di interessante che io personalmente ignoravo. Bene, tutte queste cose, ma in dettaglio e con i protagonisti che me le hanno raccontate, potrete vederle andando a cercare il video, per il momento solo su Ustream. Da domani, non appena avrò il tempo di caricarle, anche su YouTube. Adesso seguire la sinistra. Allora, scusate, Bologna, Milano, Milano, io devo andare a Milano. Ok. Quindi vi suggerisco veramente, se siete interessati agli argomenti che per il momento vi ho solo elencato molto rapidamente, di andare sul mio canale Ustream, quello dove siete in questo momento, e cercare il video, il primo video da Traversetolo. Ok? E troverete in dettaglio tutto quello di cui vi ho parlato. E molto di più, e molto di più. Sì, vi ho fatto vedere anche, ecco, una cosa che mi ero dimenticato, abbiamo visto anche una bancarella con dei libri, tutti libri ovviamente con argomenti estremamente interessanti. Ho visto con piacere, c'era anche un libro del mio carissimo amico Giuseppe Cocca che parla del digiuno e di come si può fare il digiuno breve anche fai da te. Digiuno breve immagino sia un digiuno di poche ore, il digiuno per esempio di 4-5 ore, come poi ci ha confermato Maria Cristina Spano nell'intervista che le ho fatto all'inizio, poco prima dell'inizio della conferenza delle 21. Lei dice che fare un digiuno di 4 ore subito dopo che ci si sveglia la mattina è molto molto salutare, perché permette all'organismo di bruciare tutte le schifezze che abbiamo immagazzinato magari il giorno precedente. Bene, quindi se vi interessa l'argomento cercate su internet notizie dove poter recuperare questo libro di Giuseppe Cocca che spiega proprio come fare il digiuno. Ma oltre a questo libro ne ho visto tanti altri, c'erano i libri di Salvatore Tamburro, non è un debito ma è una truffa o qualcosa del genere, oppure appunto addio al debito, e anche c'è il libro Azzannati dalle Iene di Checco Amodeo, Francesco Amodeo, e a questo proposito vi ricordo che Francesco ha appena fatto un nuovo libro che uscirà fra pochissimi giorni, che si intitola invece Abbiamo azzannato le Iene o qualcosa del genere, e ho l'onore di essere citato in questo libro perché c'è un intero capitolo che parla proprio della rete e dell'incontro tra Francesco Amodeo e Salvo 5.0 fino all'esperienza conclusiva che è stata quella di arrivare alla 7 con Luca Telese. Allora dovrei fare una bella agenda per tutti Salvo 5.0 che tutti i banchetti hanno ispirato. Beh sì, comunque intanto andatevi a vedere la registrazione, così potete vedere tutti gli argomenti che sono stati trattati e potrete trarre motivo di ispirazione. Ecco, una cosa che vorrei dirvi: quando dalle cose che dico vi viene fuori motivo di ispirazione, non date a me il suggerimento di fare un'ulteriore cosa, fatela voi direttamente. Questa è una cosa che vorrei dirvi, a volte anzi addirittura mi arrabbio quando qualcuno mi dice Salvo, fai questo, perché non fai questo, fai quest'altro, ma porca miseria, ma fatelo voi direttamente, anzi ve lo dico con le parole di Dario Fo, fatelo voi per favore, fatelo voi, ecco, anziché dare a me dei suggerimenti, fatele le cose, no? Scusami, questa è la rete, la comunità. Va bene, cari amici, adesso vi lascio perché sono intanto arrivato quasi a 15 minuti, così se mi fermo subito questo video va direttamente su YouTube e poi mi riposo, mi concentro sulla guida e bevo, perché sto morendo di sete, c'ho qui l'acqua in macchina e quindi posso bere. Quindi, carissimi amici, io vi saluto, vi abbraccio, vi ringrazio. Non lo so se da qui a quando arriverò all'1.05, magari mi collego di nuovo. Se soffrite di insonni e volete provare, venite sul canale ed eventualmente ci rivediamo. Per il momento chiudo, un abbraccio a tutti, a più tardi o a domani. Ciao ciao, grazie.